ragazzi, buon pomeriggio! E quale buon pomeriggio? Ebbene sì, il vostro Marco vi porta sempre notizie sul pezzo e sono quasi sempre riuscito, anzi direi sempre riuscito a dirvi quello che succede. Vi avevo parlato stamattina di un 85% di fiducia. Bene, ora ve lo confermo, è fatta. Taremi sarà un giocatore rosso-nero, trovato l'accordo di massima con il Porto di 15 milioni di euro più bonus, poi sono cifre indicative che verranno confermate ovviamente più avanti, ma questo video era solo perché, come vi avevo promesso, quando avessi saputo della certezza di Taremi al Milan, ancor prima che magari ve lo dica qualcun altro, ve l'avrei comunicato. Bene, il momento è arrivato, ora vi posso sbilanciare e posso raccontarvi che Taremi sarà un giocatore del Milan. Felice? A voglia, strafelice, ma solo per questo ovviamente mi merito 2000 pollicioni in su, ragazzi, e iscrizione al canale perché ancora non l'avesse fatto, perché sul canale YouTube ACM Style cerchiamo sempre di arrivare, di essere sul pezzo e arrivare a dire cose prima degli altri, grazie comunque a una ricerca approfondita che faccio tutti i giorni. Insomma, mi faccio un paiolo così per provare a accontentare un po' tutti i fratelli rossoneri. Però, bando alle ciance, sono strafelice, è fatta, Taremi, il decimo colpo del Milan. Che attacco avremo, ragazzi? Che attacco? Cosa succede adesso? Succede che davanti diventiamo non stellari, ma diventiamo un ottimo attacco. Voi pensate a Leao, Taremi, Giroud, Leao, Taremi, oppure Leao, Taremi, Pulisic, Reinders, Loftus-Cheek. Che squadra è? Ma che squadra è? Ma super felice, super super felice e super curioso di vedere Taremi all'opera, di vedere il nuovo giocatore del Milan all'opera. Poi magari fra un'ora mi chiamo e dico: guarda, non è vero niente. No, sto scherzando ovviamente. Quindi accordo di massima raggiunto, ora si tratta solo di formulare il pagamento e basta. Ma Taremi da domani, dopo le visite mediche, sarà ufficialmente un giocatore del Milan, per buona pace dei detrattori, per buona pace dei cardinale out. Ok, mi levo un sassolino, 2, 3, 5, perché anche i cardinelli out adesso col mercato sono tornati tutti attizziti, tutti viagrati, no? Tutti duri sono adesso, tutti, che bel mercato, eh? Facile parlare dopo. È più difficile è stato sostenere, come ho fatto io, come ha fatto magari qualcun altro. E adesso, di fronte a questo mercato, voglio vedere cosa c'è da dire, perché è un mercato comunque importante, un mercato in cui non si può dire nulla, ragazzi. Abbiamo anche la punta adesso, abbiamo anche la punta dinamica, colui che collaborerà, perché succederà questo: Taremi è una punta dinamica che andrà comunque a lavorare in sincronia col centrocampo e con le due ali veloci del Milan. Voi pensate Leao a sinistra, Chukwueze a destra o Pulisic, in alto Taremi, in mezzo Reinders, ma cosa diventa? Cosa diventa? Diventa spettacolo puro, ragazzi, diventa spettacolo puro. E io questo spettacolo non vedo l'ora di godermelo, non vedo l'ora di vederlo, non vedo l'ora di gustarmelo questo spettacolo, perché ora non dico che è la squadra da battere, ma è una squadra che se la giocherà sicuramente in campionato fino alla fine, questo è poco ma sicuro. E in Champions League abbiamo acquisito comunque giocatori di esperienza, di tanta esperienza, e lo sapete, inutile che vi ripeto i nomi, che ci potranno davvero 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 portare lontano, non so dove, però è chiaro che un attaccante così, e penso che voi siate d'accordo, mancava da tanto tanto tempo al Milan. Un attaccante dinamico, veloce, che comunque fa un sacco di assist, che partecipa al 96% delle azioni anche quando non fa gol, che segna tantissimo, fa la media di 20-30 gol a stagione, ragazzi. Cioè, è un attaccante come si deve, è un attaccante con le contropalle questo. E sono veramente contento, sono veramente euforico, come diceva una volta qualcuno, che il Milan sia riuscito a portarselo a casa. Quindi vi confermo, Taremi è un giocatore del Milan. Ora potete esultare e potete essere felici. Intanto io vi lascio con questa mia nuova, vi auguro buona giornata e mai come adesso, sempre, comunque, ovunque, forza Milan. Noi ci sentiamo più tardi o domani e addio!